direi che il lavoro fatto dal gruppo e da tutto il team di Scania relativamente al cliente che per noi è molto strategico e importante in Piemonte, Fornero, è stato veramente un lavoro che ha portato a questo 50° Scania consegnato, che semplicemente possiamo dire che non è un traguardo, ma è semplicemente una tappa che ci porterà ad avere sempre più numeri e sempre più presenza in questo, come ho detto, strategico cliente in Piemonte. Ma avendo conosciuto il cliente parecchi anni fa e avendo, diciamo così, tessuto con lui un rapporto molto stretto per capire quali fossero le sue esigenze e richieste, la fase di vendita si è basata su delle cose molto concrete. In primis, e questo mi riferisco all'anno già 2015-2016, il fatto di fargli provare un veicolo test, quindi andare su non semplicemente delle parole ma dei fatti concreti. Quindi c'è stata questa fase di prova da parte loro, dell'azienda, e in seguito, avendo dimostrato le qualità del prodotto, i passi successivi sono stati forse più semplici. Veicolo numero 50 di una casa che sta lavorando bene con noi, e siamo probabilmente, anzi sicuramente, visto i programmi, non ci fermeremo qua, daremo occasione di festeggiare magari, che ne so, al 100° veicolo Scania. Risparmio ed affidabilità, chiaro. L'affidabilità è dovuta al fatto che ormai con Scania lavoriamo da alcuni anni e l'affidabilità è provata, l'abbiamo provata sulle nostre spalle, e l'evoluzione col Super è un passo ulteriore verso la sostenibilità più che altro del veicolo, che permette la sostenibilità aziendale. Sono veicoli molto performanti, l'assistenza è importante per tenere sempre alto il livello, l'affidabilità del veicolo, il livello tecnologico, perché oggi sui veicoli la tecnologia è importante e va mantenuta invariata nel corso del tempo. Con persone come Ercole e Massimo e ditte come la Fornero, sicuramente il comparto officina diventa fondamentale per entrambe le parti, quindi sia per noi come officina, ma soprattutto per loro, per tenere un parco circolante sempre efficiente. Mai come oggi un'officina deve dare un servizio a 360 gradi al cliente, quindi la disponibilità 24 ore su 24. E con questi clienti qua come Fornero sicuramente si riesce a lavorare e interagire al meglio. Beh, assolutamente sì, come ho detto prima, non deve essere per noi un traguardo ma semplicemente uno stimolo a continuare e perseverare in questa strada che porta a soddisfare i nostri più grandi clienti e ovviamente ci dà moltissime soddisfazioni.